lie down. I've had enough. I guess it's now or never. Slovakia, best friends forever. So pray for me, brother. I need redemption. I'm just a man, a man on a mission. I want no trouble. I want no trouble. I want no trouble. I want no trouble. Pray for me, sister. Give me a mention. I got no faith in no dimension. Abbiamo preso il primo dog. Fa il vegano. Ho messo tutto. Poi c'è Tommaso che è vegano. Tommaso fa il vegano. Com'è, Fra? I want no trouble, I want no trouble, I want no trouble, I want no trouble. Bratislava è una ricca e fiorente città. La gente canta, balla, gli amici viaggiano e si divertono. Eppure anche qui si perdono i cani. Del nostro caro amico Waldo non sappiamo più niente. Ciao Waldo. Dove siamo, Nicolas? Siamo qui ai piedi di un muro. Sul Danubio. Sul Danubio. Ah, là c'è anche Tommaso, eh. Baby, you can save my soul. All the things that I don't know. Baby, you can save my soul. Allora, siamo al primo pasto serio a Bratislava. Io, come l'ho spiegato, sono stato frainteso dal cameriere. E Ninni invece ha il piatto che poi prenderò anche io. E Francesco che aspetta che? Abbastanza che aspetta? Con poca pazienza, diciamo. Allora, a me sembra tipo un piatto a base di patate con con formaggio e pancetta. Prima ho messo anche una zuppa ai funghi. Una zuppa? Sì, sì, sì. Una zuppa ai funghi. Oh, è buono. È buono, Ni? Perché è croccante. Ho fatto bene a rimandare indietro la cotoletta sbagliata per me. Ho fatto bene. Infatti sì. Cioè, tipo, tu rischiavi di mangiarti quelle cotolette. Come sto milanese di Tommaso. Ne? Ciao. Alla prossima. Sei timido, Tommaso. Sono timido. Sei un timidone. Ma le zoomate a me. Vedo l'ora di andare a fare colazione, raga. Allora, adesso fuori piove. E Nini sta guardando com'è il meteo dopo. Perché noi siamo in vacanza e non vogliamo che piova. Nini. Nini nudo. Nini
Spezia, raga. Ninni? Com'è sto meteo? No, fra, non c'ho buone notizie. Porca puttana. No, adesso non rompe il cazzo. Non ci ho provato. No! 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 Dammela un momento! No! Adesso ti svegli. No! Ma sai che devi fare? No. Beh, dai, devi sfilare coperta a Ninni. Non ci ho provato, prego. Tomma, lo devi fare, se no non sai nessuno. Vieni a dormire con me. Dai la coperta. Il mausoleo. Questi sfigati sono messi a sedere e non vogliono venire a godere il panorama. Ma no, è frizzante. Ale, Ale, Tomma. Allora, siamo sulla riva del Danubio a questo centro commerciale e adesso interrompiamo il video per la nostra piccola rubrica fisica. Nicolas vi spiegherà quella storia dei guanti e degli scalini, insomma. Ciao a tutti amici della fisica, siamo qui per parlare di quanti di energia. Nicolas, per esempio, è un ragazzo abbastanza stanco adesso, ok? La discesa è venuta abbastanza bene. C'ha un'energia che è questa, ok? Nicolas non può più risalire, perché guardate. Vedete? Ogni un attimo, vado più questo, nel dettaglio. Questo scalino mi richiede un quanto di energia superiore a quello che all'energia che posso dare. Quindi credo che rimarrò qui. Abbiamo appena scoperto che ci sono scalini minori. Scalini che, Oni, questi ce la facciamo? Questi vediamo. Guarda, ne posso fare più. Yo! Scalini per tutti quanti. Di che acque ci stanno a Bratislava? A Bratislava ci stanno le acque aromatizzate. Questa che ha preso Ninni è al mirtillo, ma davanti c'è sta una sorta di mora, insomma. Vabbè, dai, comunque quelle cose poi, che crescono nei boschi. Io visto che sono uno che sta attento alle tradizioni, ho preso un'acqua giana normale, insomma. Giana! Francesco ha preso un litro e mezzo di Rajek. Rajek a Mata, che noi, conoscendo la lingua, sappiamo che è menta. Io, fedele alle tradizioni italiane, ha preso un'acqua buona. Ho preso buona acqua. 500 ml di buona acqua. Tocca, bisogna far notare che Tommaso comunque porta l'impermeabilino del Perugia Calcio. Del Perugia Calcio. Oni, com'è sta acquetta? Oh, fra, questa qua la menta è un po' imbevibile, però. No. Cioè, a me piace. C'è giuro. È il retrogusto che te frega. Il retrogusto che te frega. Ani, prova quella al mirtillo e dice le impressioni. Quella al mirtillo, dai. Cioè, sul serio. Parecchio. Questa va giù come niente. Io la prendo sicuro, guardami. Te lascia quel sapore sul palato di mirtillo. Infatti sì. Che è come se hai preso una caramellina. Infatti sì, Ni. E a noi ci piacciono le caramelline, per me. A noi sì.
Adesso aspettiamo che Francesco finisca il suo l'autopasto. Buono fra. Questo è il nostro mezzo, il nostro fighissimo mezzo. Adesso stiamo facendo la fila insieme a dei giapponinja. No, però magari ti capiscono benissimo. Sì, infatti sì, no. Tu sei un razzista del merda. Infatti sì, non capiscono. Quanto sono brutti. Quanto sono brutti i giapponinja. Tomà, raccontami un po' la storia dei posti davanti. Allora, in pratica, io sono stato tutta la giornata a dire che volevo stare sui posti davanti, su sto battello, no? Poi quando toccava, insomma, quando hanno aperto, hanno tolto la catena per entrare, io mi sono precipitato giù. Nicolas con la sua camminata, che io più volte ho detto che ficheggia un po' quando cammina, è arrivato tardi, quindi un giapponinja, ci è passato davanti e ci hanno fregato i posti, i quattro posti davanti che potevano essere tranquillamente nostri. No. Tommà, ci hanno davanti pure i ventilatori. Esatto, sono un po', sono tanto deluso da Ninni. Tanto. Oni. Oni. Ti perdono solo perché ti voglio bene essere amico mio. E qua. E t'abbia un perdono. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again. But I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go, go out and start again. But it's not that easy. But I've got high hopes. Take me back to when we started, high hopes. When you let it go, go out and start again, high hopes. When it all comes to an end, I've got high hopes. Takes me back to when we started, high hopes. When you let it go, go out and start again, high hopes. When it all comes to an end. Da fame, vorrei andare a mangiare la KFC, però non posso perché fa male. Tommà, sì, una volta sola. Vado. Mi sveglio, mamma. Buongiorno. Beh, niente, però, che ci dici di stamattina? Allora, abbiamo mangiato bene.
adesso dormito altrettanto. Sì, infatti sì, forse il letto era un po' più comodo di quello di ieri. Adesso andiamo al castello di Schönbrunn e poi al castello di Belvedere. Entrambi hanno dei bei giardini. Allora, adesso siamo in fila per entrare in questo labirinto. Oni, che state a fare? Sto a parlare con Tommaso. Ma quale Tommaso? È uno dei due. Tommaso, ascolta, io e Francesco non lo so se ce la facciamo a tornare per pranzo, perché sto labirinto è tanto difficile. Ecco, questi sono i labirinti per i grandi. Nini è andato di là. Ma qua è chiuso, qua è un vicolo cieco, Tommaso. È un vicolo cieco? A meno che non è una passaporta. Ci proviamo al mio tre. Uno. Dai, Tommà. Non ti sbaglio nessuno. Là. Là. Andai cattivissimo. Dov'è? Me lo fai bene. Tommà, l'hai fatto sbagliare. Hai fatto sbagliare una bambina che ci avrà avuto sì e no 4-5 anni. Anche la mamma, Ni. Oni, stai a fare una bella ripresa? Scusa. Vabbè. Allora, adesso siamo andati a vedere il bacio e altre cose. E vi mandiamo un salutone. Ciao. Ciao. A dopo. Oni, senti, ma questo è il Danubio? Questo è il finto Danubio. Lo chiamano così i viennesi. Sì, sì. Perché praticamente c'è il Danubio, ok? Poi parte un ramo, che è questo che potete sotto osservare, che è un fiume che attraversa parte di Vienna, ma non è il Danubio. No? Non è per niente il Danubio. E lo chiamano sul serio il finto Danubio? Allora, ascoltami. Se non me vuoi credere, fra, ti informi, ok? Poi mi viene a smentire con le informazioni. Bello, è il Danubio. Il finto Danubio! Praticamente, ecco, c'è sta Fedez viennese oggi. Cioè, la gente sta scialà là dentro, la noi gente no. Come muove la mano. Fai senso, io vado lì e ballo con lui. Ma che c'è, tipo una cara amica? Ma sono stando là. Che cazzo sta? Thank you.
Allora, ci troviamo a Prater, che è un parco con annesso Luna Park. È qui il posto dove i viennesi, per esempio, vengono a divertirsi. Come faccio a saperlo? Non lo so. Questi stronzi di qui contro quelli celesti, che sono quelli là, gli fanno vedere i sorci verdi, vero Tommasi? Questa è la spazio. Sono un artista. Assolutamente. Te lo sei appena detto. Non lo so, dicevo. Oni, che stiamo a fare? No, stiamo a fare colazione. Però mi questa... spostato il cappuccino. Sì. Questa, siccome è l'ultima colazione a Vienna, la facciamo un po' più da, diciamo, signori. Ricchetti, signori. Okay. Da viennesi. Da viennesi. Da viennesi. Da viennesi che c'hanno i soldi appena usciti dall'ostello. No, praticamente, come potete vedere, dobbiamo assaggiare assolutamente la Sagertort. Sembra invitante. Poi vabbè, l'accompagniamo con un cappuccino, perché voglio dire, ci sta sempre bene. E poi c'è sta Tommaso che invece prova qualcosa di diverso oggi. Che non ho mai assaggiato. Lo fanno solo su sto locale. Che lo fanno solo su sto locale. People tell me to be cautious. People tell me not to lose my self-control. People tell me to be flawless. People tell me not to let myself evolve. And I think I don't really get it. I think it's all just a peculiar game. And soon wake up and I'll forget it. And everyone will know me by a different name. Cavalieri della tavola pentagonale. Cacchioni. È giunto il momento. Hai contato i lati. È il G10. Mi dico. Il G10 della vecchia Vienna. I want it to be stronger. Hello Nini. Hello Francesco. Get it?
adesso? Ah, si è eccitato anche lui. Adesso, adesso? Niente, stiamo a mangiare. Speriamo. Allora, oggi ci arrangiamo un po'. Io mangio questa bruschettona che dicono sia tipica e poi i falafel, che sono buoni. Tommy, che mangi? Io una focaccia, bacon, uova, insalatina, una pesca e una ciambella. Io ho una focaccia caprese, poi ho questa pesca noce. E ovviamente l'immancabile acqua aromatizzata, oggi proviamo con la mela. Io mi pappo una pizzettina, due mele, ma non sono le mie preferite, perché le mie preferite sono le Stark o le Fuji, e poi il Red Bull perché mi sento molto spossato. Buon appetito, Tommaso. Grazie. Ecco, volevo far notare queste due cose, insomma. Una che innanzitutto quando sta a metro si ferma fa sto rumore assurdo. Poi quando riparte fa sto rumore simpaticissimo. Che sembra quando arrivano gli aerei Ryanair, c'è presente? Che fanno però. Vale. Boh, non mi pare, a me pare un po' una canzoncina dei Pokémon. Mi ricorda la mia infanzia. Odì, che hai detto? Non te sento! Sta a metro è completamente diversa da quella di prima. Oh, questa sembra un po' più dell'era moderna. Questa è fighissima, mamma. Questa c'ha tutti i comfort. Cioè, sedili imbottiti. Guarda. Guarda. È una scacchiera. È una scacchiera. Nini ci potrebbe giocare a scacchi. È vero. Siamo arrivati all'ostello di questa notte. Abbiamo questa stanza privata con anche un terzo piano per i letti. Casa vecchia. A Tommaso però non sta bene perché no. Vuole tornare al Kaiser, che è l'ostello di Vienna. Sì, esatto. Tommaso, come ti permetti? Vabbè, comunque so le 9:15 e adesso andiamo a cena. Comunque potremmo invitare anche, che ne so, due persone in stanza. Allora, io stavo già mangiando questa zuppa al chili e era altamente piccante, la mia lingua ne ha risentito. Poi sono arrivati i piatti veri e propri, che sono questi hamburger così, e insomma vedete che sono grossi, tipo sono molto grossi. Le patate, ragazzo, le più buone che ho mai mangiato. Lo diceva anche Ma Andrew. Almeno ragionasse un attimo. Allora, più o meno ragionasse un attimo. Cioè, sembrano tutti uguali, ma sono leggermente diversi. Però obiettivamente sono buonissime. Io vi dico sempre. Praticamente noi siamo venuti qua perché un nostro amico che si chiama Anthony ci ha caldamente consigliato. E niente, vi salutiamo, buon appetito a noi. Fra il cuscino si mette sotto la testa. Bravo. Siamo alla prima colazione a Budapest e ci hanno appena portato del pane. Franci, tu che hai ordinato? Allora, io ho ordinato quello che poi avete ordinato voi, tranne Tommaso, che ha preso il croissant. Che significa che è carne e uova.
di pula. La pula ogni 3 secondi. Ma come non è vero, Ni? One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made for accident and away. Both under influence, we had it unsaid. To know what to say, mind is a race away. One night of magic rush, the star to simple touch. One night to push and scream, and then breathe. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. Stiamo aspettando il nostro pranzo, ma ci stiamo mettendo molto. Finalmente è arrivato tutto, adesso assaggiamo, ma sappiamo sicuramente che è buono proprio. Allora, io ho questo mix di pietanze ungheresi, si chiama così, e insalata di pomodori. Tommaso ha patatine, non so, patatine homemade, e poi questa alette di pollo con 3 salse. Tommy e Nicola fanno la stessa cosa, che consiste in spezzatino di carne con patate lesse. Grande Ni. Buon appetit, Nicola. Facevate francese. 60. Ni, fa vedere quanti fiolini ci abbiamo. Guarda quanti. Ci abbiamo talmente tanti fiolini che non sapremo quanti so. Io. Ni, ma quanti saranno? Saranno più o meno 10.000 euro. Io mi sento tanto ricco. Ma de più tra. Non lo so quanti so. In euro, però mi sembrano tanti, guarda quanti zero c'hanno io. Cioè. One night of magic, the star to simple touch. One night to push and scream. E adesso se va alle ferme, Franceschi. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made. Siamo nella vasca con l'acqua calda e qui c'è tutta la Budapest che conta. Oh, Prato, stiamo! Stiamo al mare! Cioè, stiamo al mare con le mura! Stiamo al mare di Budapest! Vedete sti figlietti? Sono tutti figli della Budapest che conta! Saranno le nuove generazioni che conteranno. One night, one night, one night, one night.
arrivederci. Un'altra colazione da signori. Ci abbiamo anche vista piazza, no? Piazza degli eroi. E adesso, cioè, io e Tommaso abbiamo una torta de mele, loro hanno la solita Sacher, poi voi tre non so che ci avete da bere, io ho un cappuccino col miele. Fra, l'hai detto come se la solita Sacher, cioè, come se non valesse niente. Adesso mangiamo, so le 11, è tardi, e poi andiamo a vedere le ultime cose. E questo viaggio è quasi concluso. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus near you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run to you. Dai, Ni, vieni fuori dall'acqua. Ni, abbiamo appena mangiato. Oh, Ni, abbiamo appena mangiato. Bravo, Ninni. Vieni fuori. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh. Allora, adesso stiamo de frettissima. Andiamo a mangiare al Mac che sta qua in fondo a sto ponte. E poi, tra l'altro, c'è sta quell'autobus. Quella là che sembra tipo... che si è sbagliato strada e finito dentro al Danubio. Bello! Cacchio! E comunque andiamo a mangiare al Mac, anche perché adesso siamo un po' poveri dei fiorini, ma ricchi di spirito, vero Ni? Porca puttana! Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Tommà, che è successo? Praticamente dovevamo andare a vedere l'ultima cosa, ovvero la cittadella. Ma arrivati alla stazione della metro ci siamo resi conto che piove a dirotto. Quindi stiamo aspettando, sperando nel bel tempo. Probabilmente però non ce la faremo, che abbiamo poco tempo. Pensa sempre positivo, Fra. Sempre con me. Sta sereno. Io. Grazie, Ninni, è stato un bel viaggio. Lo so, Fra. Grazie a te. Porca vacca. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a noi. Grazie a voi. È stato divertente. Giocare in allegria.
C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma hey, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio, addio. Ma venite domani da noi. La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi. Qui con voi, qui con voi. Ciao, ciao, luna, ciao.